farò diciamo un intervento che non vuole chiaramente offendere nessuno, ma che vuole dare un senso alla mia partecipazione qui come cooperatore. Come già detto, in sala ci sono molti giovani. Peccato che sono tutti in platea. Dietro al tavolo ce ne sono pochi. Parto da qui per introdurre il primo tema, che è il ricambio generazionale. Ho letto nei documenti che sarà stato ricostituito di recente il gruppo dei giovani, cooperatori a livello nazionale. Questo gruppo, adesso io non sono più giovane, ho 45 anni, però faccio cooperazione da 18 anni, devo dire la verità che quello di prima ne ho sentito parlare poco, non ho capito quando ha terminato la sua vita e che cosa ha prodotto. Di sicuro non ha prodotto nuovi giovani dietro il tavolo. Sempre nei documenti che ho letto si parla di inserire dei giovani di diritto, un giovane nei consigli provinciali, territoriali. Su questo mi è venuta in mente una canzone, uno su mille ce la fa, ma quanto è dura la salita, in gioco c'è la vita dei giovani in questa nostra organizzazione. Devo dire anche che, come dice il Vangelo, nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, ma vino nuovo in otri nuovi. Questo per dire che mi sembra che riproponiamo soluzioni di un tempo in un'organizzazione che vuole guidare il cambiamento. Quindi ai giovani dico, non fate come me, che sono qui e sono, mi sembra, ormai da 12-15 anni che vengo a questi convegni, è la prima volta che parlo. Secondo me, se volete guidare con forza il cambiamento, dovete aver coraggio. Dovete venire su, fra oggi e domani, e cercare di parlare, cercare di costruire qualcosa di nuovo. Un anno fa, in questa assemblea, e l'ha ridetto oggi, e lo ringrazio, mi scuso che non ho fissato il nome, un delegato ha detto, affianchiamo al Consiglio Nazionale 30 giovani, non uno, ma 30, senza chiaramente diritto di voto, non esageriamo, ma che possono almeno partecipare e magari qualche volta parlare. Ecco, questo mi sembra vino nuovo da mettere in altri nuovi. Cioè, troviamo soluzioni nuove e su questo secondo me c'è tempo e modo di preparare anche una mozione. L'altro tema che voglio toccare è l'ACI. Sicuramente l'ACI a livello di rappresentanza a Roma ha dato uno slancio che nessuno di noi pensava e ci ha comunque aumentato sia la credibilità, sia l'accreditamento col governo e sia ci fa credere che la strada sia quella giusta. Però c'è un ACI che già viviamo tutti i giorni nei territori. Io di lavoro lavoro nella cooperazione sociale, faccio il presidente di consorzi anche, uno provinciale e uno anche regionale. Quello regionale si chiama Faber, raccoglie 5 consorzi unitari, Rimini, Ravenna, Bologna, Modena e Ferrara. 100 cooperative, il 50% sono cooperative di conto. Quando abbiamo presentato questo progetto a Confcooperative ci siamo sentiti dire, ma cosa avete fatto? Non ci avete chiesto il permesso? Allora, l'evoluzione di questi percorsi delle nostre cooperative, anche insieme alle cooperative di Lega, sono percorsi che comunque viviamo tutti i giorni. Da questa idea, tra le altre cose, è nato anche un consorzio stabile di cooperative sociali di ECOB, che si chiama ECOB, con cui noi siamo riusciti a partecipare a delle gare che era, chi viene dalla regione ma anche altri lo sanno, è da molti utenti molto grossi, ha fatto adesso delle gare molto grosse. Queste gare molto grosse, costituendo un consorzio stabile, ci ha permesso di stare insieme come cooperative sociali tipo B, partecipare nella cordata giusta, chiaramente, vincere e portare a casa 8 milioni di lavoro, che non è banale per delle cooperative sociali tipo B. Chiaramente queste sono le luci dell'ACI che viviamo sui territori, ma poi ci sono anche delle ombre che viviamo tutti i giorni, perché non è facile andare d'accordo, chiamiamoli così, con i cugini che domani saranno fratelli. Ogni giorno i nostri cooperatori si confrontano, discutono e spesso combattono con i cooperatori di Lega e le cooperative. Fra le altre cose c'è da discutere su dei modelli di sviluppo. Il modello Lega è un modello che dice a oggi, e stanno spingendo molto, che bisogna creare strutture molto grosse, anche nella cooperazione sociale. Strutture gigantesche. Il nostro modello, dalle relazioni che anche ho sentito, parla invece anche di fare 2.000 cooperative nuove ogni anno. Non penso che si parli di cooperative da 10 milioni di euro il primo anno. Quindi ci abbiamo dei modelli diversi, ci abbiamo degli stili diversi. E lo devo dire un po' con rammarico, che spesso mi sono sentito solo.
ho sentito la Confcooperativa sopra di me e non di fianco a me, a combattere queste cose, a difendere l'idea che abbiamo noi molto forte del bene comune. Da chi, e qui lo dico anche con un po' di rammarico, spesso nelle cooperative di Lega, pensa prima al bene proprio. Per concludere, penso che, e ritorno un po' al tema dell'inizio del ricambio generazionale, che spesso quando facciamo i rinnovi nelle strutture anche territoriali, facciamo prima e meglio, o ci crediamo, non lo so, a promuovere certi funzionari che sono già lì, anche per le esperienze che hanno, nei ruoli diciamo di presidente o quant'altro. Penso che la nostra organizzazione sia un'organizzazione di cooperative, e quindi è miscelare i funzionari con i cooperatori giovani, per dare comunque questo ricambio generazionale. In una società così complessa e precaria in cui viviamo oggi, si devono trovare nuove strategie per rimodulare e ripensare la nostra economia. Per far questo si deve credere in quello che noi facciamo, e come ribadiva continuamente il Papa Benedetto, cito lui, visto che abbiamo citato in parecchi, che comunque ha lasciato per la prima volta il suo posto, servono sì persone credenti, ma anche persone credibili. Questo è quello che chiedo oggi a Confcooperative: rinnovamento e credibilità. Richiamare negli organi nuovo sangue. Le idee vengono dai giovani. Grazie a tutti. Grazie.